Siamo ormai all'ultima puntata del nostro TG Matrix delle buone notizie. E la nostra attesa della buona notizia è quasi terminata. Stasera tutto intorno al presepe, eh? E allora apriamo l'edizione di oggi con una storia davvero, davvero bella. Mara, ci sei? Mi senti? A te la linea. Ciao Marco, grazie. Sì, ti sento. Oggi sono in ospedale Covid per raccontare una storia di grande generosità. Ecco a voi la lettera di una bambina chiamata Flavia. Caro dottore, sono Flavia ed ho 8 anni. Lunedì è stato il mio compleanno e la mia dolcissima nonna mi ha regalato ben 100 euro dei suoi risparmi. No, non ho detto 10, ma 100 euro. Una cifra mai vista prima. Incredibile. Che bella la mia nonna. Ma io, quando li ho messi nel mio cassetto, ho pensato che non potevo tenerli tutti per me. Alla TV ho sentito che voi in ospedale non avete mascherine sufficienti per proteggervi durante il vostro lavoro quotidiano con i malati di questo brutto virus. Voi curate i nostri nonni e non siete al sicuro. No. Io voglio comprarvi le mascherine. Accetta questo mio dono, caro dottore, perché per una volta vorrei che una bambina si prenda cura di voi. Grazie per tutto, vi vogliamo bene. Buon lavoro! Sono qui col dottor Frugis, ora consegno a lui il regalo e la lettera da parte di Flavia. Grazie. Rinunciare a qualcosa per sé e donare 100 euro di mascherine è un gesto di grande nobiltà. Grazie a te, Flavia. Sei tu il dono, il segno che possiamo ancora coltivare la speranza per un mondo migliore. Vi abbiamo raccontato una storia che ha commosso tutti e è arrivata direttamente al cuore di chi ogni giorno è coinvolto in prima linea per salvare vite umane. Evviva Flavia! Da qui è tutto, linea studio. E adesso linea a Don Gaetano. Che fatica, cari ragazzi, ma siamo arrivati all'ultimo giorno della novena. Incredibile. Voglio dirvi, ma probabilmente lo saprete già, che la parola Evangelo o Vangelo viene dal greco euangelion, che significa letteralmente trasportare bellezza, una bella notizia. Se apriamo i giornali di oggi, i giornali sono colmi di notizie bruttissime, attentati, morti, difficoltà di ogni genere. L'Euangelion invece è la bella notizia che Dio è l'Emanuele nel Natale, cioè il Dio con noi, il Dio vicino a noi. Questa è la bella notizia. Quando tu dici a una persona in un momento brutto, difficile, ti sono vicino, mamma mia, ma non sapete quanto vale per quella persona che sta attraversando un momento bruttissimo. L'altro giorno proprio è venuta una signora anziana e mi ha portato, immaginate, la sua pensione e mi ha detto: guarda Don Gaetano, ti porto la mia pensione di questo mese perché so che c'è quella famiglia che in questo mese non riuscirà a comprare nemmeno un dolcetto per Natale perché ha dei bambini e non hanno soldi. Ti do la mia pensione. E l'altro giorno ancora è venuto un bimbo, ha detto: guarda, la nonna mi ha dato 50 euro per Natale, ma io non voglio tenerli tutti per me. Ti posso dare 25 euro? Li dai tu a un bambino perché possa vivere il Natale come me. Allora, cari ragazzi, sarà un Natale bellissimo, veramente bello, se anche noi riusciremo a condividere le pochezze che abbiamo. E allora diamo questa bella notizia, condividiamo belle notizie, le nostre gioie e facciamo sì che anche in questo Natale tanti bambini possano essere felici come noi. Ciao belli, buon Natale a tutti! Grazie, Signore, perché ti sei fatto uomo e sei venuto in mezzo a noi per donarci tanto amore e speranza. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Cari amici, testimoniare la gratitudine per il lavoro che altri fanno per noi o per i malati e rendersi utile per fare qualcosa di concreto è il vero valore del dono che va oltre quello economico. Come impegno del giorno, cerchiamo di riunirci con la famiglia e facciamo nascere Gesù Bambino nel presepe di casa e preghiamo affinché tutti possano avere bontà di cuore e gentilezza nel donare gratuitamente.